Sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con A Tutto Campo. Ci sono tantissimi argomenti da sviluppare sul Napoli, quindi vado velocissimo. Partiamo tra un attimo con le telefonate in diretta e anche con le tante mail che dovremo leggere, dovremo dare tante risposte. Con me c'è come sempre Stefania Fina, che saluto e ringrazio. Ciao Stefania. Buonasera a tutti, buonasera Paolo. Stanno arrivando tante mail, mi raccomando, scrivete domande brevi, altrimenti poi dobbiamo ridurle o eliminarle. Sì, noi dobbiamo correre questa sera. Stefania il pomeriggio ha fatto un corso accelerato per il scioglilingua perché deve leggere a 200 all'ora. Io quindi chiedo la stessa velocità a voi da casa, vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera Paolo, sono Pino da Pesaro. Ciao, buonasera a te. Allora, adesso l'ha detto De Laurentiis, io ti ho detto già precedentemente che a me i cori che fanno al nord mi inorgogliscono, evidentemente il Napoli è una squadra forte, forse ancora non possono dimenticare o perdonare che Maradona è venuto da noi, che gli ha sconvolto i piani, perché prima arrivavano sempre prima Inter, Juve e Milan, poi è arrivato Maradona e ha sconvolto tutti i piani del palazzo, forse ancora non possono perdonarci questo fatto. Riguardo poi a Raiola, quando faceva il pizzaiolo all'Est Corte Stratta ad Amsterdam, si chiamava come il padre, Mino Raiola. Adesso gli hanno cambiato il nome, o magari l'accento, è diventato Raiola. Ciao. Ciao, grazie. Vabbè, le origini da pizzaiolo di Raiola, noi sappiamo come faceva le pizze. Io posso solamente dire che quando parla in italiano fa venire un po' i brividi, questo lo possiamo dire. Però può darsi che era meglio come pizzaiolo. Come procuratore ha fatto più soldi, ma nella vita fare soldi non sempre significa fare bene. E quindi questo è il mio giudizio su Raiola e su tanti altri procuratori, lo sanno tutti da tempo quelli che mi seguono. Vediamo chi c'è in linea con noi. Pronto, buonasera. Buonasera Paolo, sono Piero dal centro direzionale. Ciao, buonasera a te. Senti, sarò breve. Io credo che nella partita di domenica scorsa con la Juventus c'è stato un atteggiamento tattico di Benitez che voleva dare un segnale forte a tutti quanti noi, cioè andare a Torino pur sapendo che loro giocano con un centrocampo a 5, andare solamente con due centrali per cercare di imporre il nostro gioco. Aveva la certezza di essere in inferiorità numerica al centrocampo, perché ovviamente tatticamente la partita andava così, ma lui non ha pensato minimamente a stravolgere questo modulo, proprio per dare un segnale forte, secondo me, anche di prospettiva, di dire noi andiamo su tutti i campi a giocare la nostra partita, che poi abbiamo preso un gol subito, ovviamente questo avrà un attimino snaturato i piani, però mi sembra che sia fondamentale sottolineare questo per la mentalità che il tecnico sta dando a tutti noi e poi soprattutto far pesare la classifica, perché noi siamo a 3 punti dalla Juve, ai 4 dalla Roma, ma abbiamo fatto 4 trasferte che nessuno di loro ha fatto. Certo, grazie. Ti ringrazio, ciao. Grazie, allora, guarda, io non ho letto tutte le mail che tra un attimo mi leggerà Stefania, ne sono arrivate davvero tante e dobbiamo ringraziare tutti, ricordiamo anche l'indirizzo Stefania. Sì, c'è la possibilità di scrivere innanzitutto sulla pagina Facebook A Tutto Campo. E poi scrivere ovviamente poi al nostro indirizzo mail a tuttocampo @canale8.it. La pagina Facebook è davvero tempestata di domande. La prima che leggiamo, una delle poche che ricordo, è una domanda che tra l'altro mi sembra vada in controtendenza rispetto a quello che diceva l'amico che ha telefonato. Quindi io poi dirò la mia sulle due posizioni, quella dell'amica che ci ha scritto e dell'amico che un attimo fa ha telefonato. Vai Stefano. Sì, ci ha scritto Maria da Napoli. Caro Paolo, non sono d'accordo con l'idea che Benitez faccia bene a non cambiare mai schema e modulo per non confondere i giocatori. Ricordo che altri grandi allenatori, come ad esempio Mourinho, hanno raggiunto grandi successi anche attraverso estro e sregolatezza, soprattutto nei momenti di difficoltà di partite che si erano messe male. Credo che Benitez non abbia tale caratteristica nel suo bagaglio e nella sua cultura e che, in alcuni casi, ciò potrebbe rappresentare un limite. Cosa ne pensi? Inoltre vorrei chiederti come vedresti Insigne dietro la punta in posizione più centrale. È l'unico che riesce a saltare l'uomo e a creare assist. Forse in tale posizione potrebbe servire molto di più. Insigne a me piace più esterno, però potrebbe giocare in determinati momenti della partita in quella posizione perché ha questa capacità di verticalizzare, forse non quella di difendere palla, anzi senza forse, non quella di difendere palla spalle alla porta perché lì proprio fisicamente fa fatica, però se riesce ad arrivarci in quella posizione, semmai non a partirci, però ad arrivarci da quella posizione sa essere molto pericoloso, però io lo preferisco col movimento orizzontale che parte dall'esterno e ci arriva e verticalizza, più che quello lì, perché il ruolo del quale parli tu è quello lì di essere proprio lì in quella posizione, quindi sei ovviamente spalle alla porta e lì Insigne può fare fatica. Penso e spero di essere stato chiaro. Per quanto riguarda la prima cosa che dici,
che è assolutamente in contrasto con quello che dice l'amica alla casa. Io vi devo dare un'ulteriore informazione che serve a tutti. Benitez non è vero che ha fatto bene, secondo me, a non cambiare, ma non è vero che non cambierà mai e non ha nel suo DNA questa idea di adattarsi. Lui stesso ci ha raccontato spesso che in passato con il Liverpool in determinate situazioni addirittura si è messo con la difesa a 5, ha fatto degli adattamenti a seconda delle partite e delle situazioni. Con il Napoli lui ritiene solamente che non è il momento giusto per farli, perché potrebbe essere un segnale negativo sul progetto di lavoro, sulla filosofia di lavoro che si sta portando avanti. Quindi non è che non le farà mai. Lui stesso ci ha detto che per ora non le fa perché bisogna andare avanti con determinazione su questo progetto a costo di pagare in qualche partita, però a gioco lungo lui è convinto che poi la squadra avrà la convinzione di quello che fa e lì poi potrà intervenire lui con gli adattamenti che a volte servono, per carità, io su questo sono d'accordo con te, a volte servono in alcune partite, però lui giustamente in questo momento mette davanti l'aspetto mentale a quello strettamente tattico. Vediamo chi c'è in linea con noi. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, ciao, buonasera. Salve, ciao Paolo, sono Luca. Ciao, buonasera a te. Senti Paolo, io stasera voglio essere un po' polemico, ti voglio far arrabbiare un poco. Vediamo, perché io poi quando mi dicono questo non è la volta che non mi arrabbi. No, innanzitutto ti voglio dire che il tuo collega, il tuo ex collega avellinese ti ha rubato la sigla e il nome del programma. Ma non lo so questo, mi è stato segnalato questo fatto, però... Mi sa che non è proprio lo stesso nome, per quello che ho potuto, non è proprio così, somiglia, diciamo. Vabbè, ma comunque non fa niente, possiamo comunque pure dare tutti i titoli. Solo una battuta. No, però su queste cose io ti dico la verità, si possono rubare le sigle, si possono rubare i titoli dei programmi, poi mica diventano bravi come sono bravo io, quindi no, certo. No, poi scusa, poi per continuare, diciamo, in questa polemica, volevo citarti il discorso che ha fatto una persona abbastanza sgradevole, no? Come Conte, no? Il fatto dello scudetto. Certo, è brutto a vedersi, su questo ti devo dare ragione. Quando si incattivisce non è una bella immagine, però vabbè. Lui, diciamo, adesso, a parte il discorso come l'ha messo in mezzo lui, che chiaramente faceva comodo a lui e l'ha girata come voleva lui, però, diciamo, tu non pensi che comunque alla fine stringi il concetto... Cioè il fatto che fanno lo scudetto alla Juventus, se non lo contende il Napoli, qual è la squadra che deve dare fastidio alla Juventus? Cioè... Grazie, ti rispondo. Ok, ciao. Non mi sono arrabbiato, come hai visto, anzi mi sono divertito un po'. Devo dire la verità che il discorso Juventus, già eravamo alla Juventus, oppure no, facci, no. Un attimo, sì. Ma quelle lì, perché dovete sapere che ci hanno scritto forse 100 tifosi del Napoli oggi in mail, li ringraziamo, ma ci hanno scritto molti tifosi della Juventus e ci hanno scritto due cose completamente opposte, quindi direi Stefano... Io leggerei perché sono molto simpatico. Allora, Prisco da Caserta dice che noi parliamo solo degli arbitri e non ammettiamo la superiorità della Juventus, però c'è... Pietro da Gaeta, sempre tifoso della Juventus, sì, che risponde e dice: non sono d'accordo con la vostra analisi e vi dico che a me l'arbitro non è proprio piaciuto. La Juve è forte, ma voi non siete da meno. È meglio vincere senza dubbi tifoso di arbitraggio. Della Juventus, Io conosco bene anche la realtà di Roma e vi dico che sono in depressione. Non fate lo stesso errore, siete una grande squadra e lo state dimostrando. State meglio voi che noi in Europa. Allora, Pietro da Gaeta praticamente era utilissimo per rispondere a Prisco, non c'era manco bisogno della mia domanda. Quindi a Pietro, tifoso della Juventus, lo devo ringraziare perché ha seguito le cose con molta attenzione. Non è d'accordo sul fatto che noi non ci siamo lamentati. Pensate un po', è proprio un paradosso, è una cosa completamente capovolta. Però va bene così, questo è segno di sportività. Invece il primo amico, Prisco da Caserta, che ringrazio perché i toni sono molto cordiali, però... Prisco, gentilmente, con più attenzione, segui con più attenzione le mie trasmissioni prima di scrivere le mail, perché, come vedi, che ha detto Pietro da Gaeta, altro tifoso della Juventus, io forse ho detto proprio esattamente l'opposto di quello che tu mi attribuisci, cioè ho detto che la Juve ha meritato completamente di vincere la partita, quindi non è vero che abbiamo parlato solo degli arbitri, eppure lo potevamo fare, perché la Juventus che non avrebbe bisogno di aiutini, l'aiutino lo ha sempre, però secondo me, ripeto quello che ho detto lunedì, lo ripeto oggi, domenica sera abbiamo avuto la sensazione brutta, spiacevole per noi, che non ne aveva proprio bisogno e che l'avrebbe vinta comunque. Chiaro adesso? Non me ne scrivi un'altra dicendo che parliamo solo degli arbitri? Credo di no. Facciamo un'altra. Bene, e poi la telefonata. Sì. Allora, leggiamo Vincenzo Racca che parla di AMSIC.
Quando Amsic gioca male, la squadra non gira. O è quando la squadra non gira che Amsic gioca male? Secondo me è più la seconda. E poi... prima l'uovo, prima la gallina, sì, come si dice. Anche Alessandro La Torre del Greco che parla di Amsic e dice: vorrei un tuo giudizio sulla posizione di Amsic e credo che giochi in una posizione troppo avanzata in cui è puntualmente circondato almeno da due giocatori avversari e messo lì non sfrutta la sua migliore qualità, cioè l'inserimento. Sì, sulla posizione di partenza l'ho detto tante volte che secondo me anche lui spalle alla porta può fare fatica, però lui deve essere molto bravo a questa caratteristica di mobilità senza palla che è una sua grande arma e deve andarsi a trovare lui le posizioni giuste. La posizione sua di partenza preferita secondo me è quella in un centrocampo a tre da mezzala, sinistra preferibilmente ma anche destra, non essendoci questo ruolo in questo Napoli perché giochiamo con i due centrocampisti e con i tre trequartisti. Amsic deve andare a trovarsi la posizione, secondo me neanche quella lì di esterno, qualche volta è detto che gli vada male perché essendo un giocatore duttile e intelligente può trovare le soluzioni giuste in tutte le posizioni, però credo che sia davvero una questione sulla quale noi per una questione, forse per troppe aspettative oggi ci stiamo concentrando, perché non dimentichiamo che questo ragazzo sta facendo molto ma molto bene, sta segnando, sta giocando buone gare e noi ci aspettiamo il fuoriclasse che vince da solo le partite e quello probabilmente Marek non lo è, mi dispiace dirlo ma quello non lo è, però è un grande calciatore, teniamocelo per quello che fa e per quello che ci dà in campo, qualche volta più, qualche volta meno, ma è sempre comunque un qualcosa di primissimo livello, eh? Non discutiamo questo. Vediamo la telefonata, poi andiamo con le altre mail. Pronto, buonasera. Ciao Paolo, sono Giuseppe da Scampia. Ciao, buonasera a te. Ciao, senti, in riferimento alla partita di domenica per gli arbitri, ma un arbitro che sta dietro alla porta, che non riesce a vedere nemmeno un fuorigioco, scusami, ma che ce li mettiamo a fare? Ma è più il guardialine, per una questione di prospettiva deve essere più il guardialine, devo dirti la verità. Anche se il guardialine sta in villine e mette il fuorigioco era netto, però con l'aiuto dell'arbitro che sta alle porte dovrebbe anche vedere queste sì, cose. Sì, diciamo la prospettiva dell'arbitro di porta non è l'ideale, il guardialine aveva la prospettiva ideale e tra l'altro il tocco di Tevez è semmai un qualcosa che migliora la situazione perché poi il giocatore si avvicina di più, ma quando parte il tiro era ancora più nettamente in fuorigioco. L'errore c'è stato, l'abbiamo detto, abbiamo anche detto che la Juve probabilmente avrebbe vinto lo stesso, però abbiamo anche detto, io ho sempre detto che quando questi episodi capiteranno al contrario sarà per noi un giorno di grande stupore, resteremo molto sorpresi quando vedremo convalidare un gol contro la Juve, un gol irregolare. Questa è la riflessione sì, secondo me da fare. Io non grido ogni volta allo scandalo, ma ogni volta dico, ma è possibile che se sono e devono essere errori fatti in buona fede di un centimetro, di 8 centimetri, di 20 centimetri, di 3 metri, come nel caso di quello di Paloschi del Chievo, che quello è stato il più scandaloso finora degli episodi pro Juventus di quest'anno, però è possibile che non c'è un'alternanza, non dico 1-1, ma almeno 3 volte a favore e una volta contro. Invece no, su 6 a favore, è lì. Iniziamo un po' a infastidire, ad innervosire, diciamo. Ti saluto e ti ringrazio. Grazie. Facciamo un'altra mail. Io leggerei due domande che riguardano gli arbitri. Sì, perché siamo in te. Sì, allora, Biagio da Nola. Si parla dell'arbitro. Non mi ricordo che dopo le partite col Catania, col Torino e con la Fiorentina si sia fatto. Una volta eri più equilibrato. Ho notato che le trasmissioni obiettive sono sparite. Caro Paolo, ti capisco. E meno male che mi capisci, perché le trasmissioni obiettive... Caro amico, se le vogliamo fare, io le faccio, dico assolutamente che col Torino tutto sommato non è successo niente, i due rigori, ma insomma non penso sia successo nulla. Con la Fiorentina c'era anche un rigore per il Napoli, come c'era quella l'ultima tra la Fiorentina, l'abbiamo detto. L'altra partita citata è il Catania, dove sinceramente non so nemmeno a che cosa ti riferisci. Io invece ho citato poco di Chievo, 4 metri fuori gioco di Paloschi, di Torino, con Juventus Torino, fuori gioco netto di Tevez, e del Napoli fuori gioco. Quindi ho citato degli episodi oggettivi. Tu sei andato un po' così. Però l'obiettività ci porta a dire tutto. Però l'obiettività, sinceramente, è un qualche cosa che io quasi non vorrei più utilizzare. Quindi se tu dici ti capisco, io non la voglio utilizzare, va bene. Allora scendo
su questo piano. Non voglio essere più obiettivo, perché se mi metto a essere obiettivo io, in un mondo che obiettivo non è, e ti parlo di Sky, ti parlo di Mediaset, ti parlo di Rai, che sistematicamente non vengono ad essere oggettivi nelle analisi, ma sono sempre dalla stessa parte e chiudono un occhio e ne chiudono due quando devono giudicare degli delle cose obiettivamente, se gli obiettivi li facciamo solo noi, davvero ci uniamo al coro, prestiamo il fianco, facciano quello che vogliono loro, vincano i campionati con 10 giornate di anticipo e noi ci mettiamo a guardare. E allora non possiamo essere obiettivi in un mondo dove non c'è l'obiettività. Va bene. Leggiamo anche l'altra, Carmine da Marcianise. Volevo sapere perché quando il Napoli gioca a Torino è sempre la stessa musica, cioè perché gli arbitri sono sempre corrotti, non abbiamo mai avuto un'azione a nostro favore. Ma guarda, questa io ti devo dire, corrotti non saprei esprimermi in questi termini, però loro sono molto bravi, l'ho già detto lunedì, ad andare a creare quelle situazioni di gioco dove sanno che poi possono essere premiati, cioè sono dei giocatori che hanno la consapevolezza nel momento in cui vestono quella maglia che se sono bravi a rallentare su un pressing avversario e c'è il contatto, hanno la punizione invece di perdere la palla, l'ha fatto Pirlo, l'ha fatto Tevez. Ora sono bravi, sono bravissimi a farlo, però sono bravissimi a farlo anche perché sanno che lo possono fare vestendo quella maglia, perché probabilmente se lo fai vestendo un'altra maglia e quel pressing perdi la palla e ti becchi la ripartenza in faccia, non sei più bravissimo, quindi come vedi è tutto relativo, relativo a cosa? Relativo alla maglia che indossi, quindi bravi perché hanno capito, o forse probabilmente gli è stato anche detto, cari amici, voi ora giocate nella Juventus, quando è il momento dovete saper fare delle cose, che non vi preoccupate, avrete il premio che dovete avere dalla decisione arbitrale. Queste cose forse a volte, sto facendo un esempio, ma inutile forse dirlo così, queste cose non si devono nemmeno dire, perché poi l'intelligenza è sufficiente per capirle e verificarle vedendo quello che succede sul campo. E quelle 6-7 punizioni consecutive alla Juventus nel momento migliore del Napoli sono state utili, diciamo, alla Juventus, che è stata brava a guadagnarsele. Poi la partita, lo ripeto per qualcuno che fa fatica a capire quello che dico, l'avrebbe vinta lo stesso la Juventus. Bene, io leggerei questa di Claudio Bagno, che è molto interessante. Quello che loro e i giornalai assoldati chiamano intensità o cattiveria agonistica, una persona onesta la chiama doping. Non è clinicamente possibile correre in quel modo per 3 anni. Ne parleresti nelle tue trasmissioni, per favore? Ma guarda, questo è un argomento delicatissimo, noi possiamo solamente dire che la Juventus l'ha fatto in passato, ci sono state delle condanne severissime perché c'era la famosa farmacia Juventus che era sproporzionata quanto a quantitativo di medicinali che potevano essere utili per una squadra di calcio, queste non sono mie affermazioni, sono delle sentenze in ultimo grado già finite con delle condanne molto precise nei confronti del medico dell'epoca e dei dirigenti dell'epoca, quindi su questo penso che si possa dire che la Juventus in passato l'ha fatto ed era una Juventus che aveva una caratteristica similare a questa Juventus, cioè questa straordinaria intensità che potrebbe, come dice l'amico Claudio, essere un eufemismo perché poi significa altro. Io questo però, come che ti devo dire, più che ricostruire i fatti, oggi andare a dire che lo stanno rifacendo significa prendersi una responsabilità e andare incontro anche a querele che noi non possiamo assolutamente prenderci, anche perché non abbiamo nessun elemento per dirlo, se non questa tua sensazione che visivamente ti sembra che esagerino dal punto di vista dell'aggressività. Ho capito, noi dobbiamo partire dal presupposto che hanno delle qualità fisiche straordinarie e riescono a farlo grazie a queste qualità. Dobbiamo partire da questo, poi un domani se verrà dimostrato altro, verrà dimostrato altro. Bene, poi abbiamo Nando e Maria Pellegrino. Quando potremmo vedere in campo il nuovo acquisto? Con Armero poco propositivo si sente la mancanza di Zuniga. Ma Revellier lo potremmo vedere in campo, non lo so, credo prestissimo, però comunque è un giocatore che si potrà adattare come aveva fatto qualche volta Mesto a sinistra, però io credo che a sinistra Armero giocherà fin quando non rientra Zuniga, poi se il Napoli prende Antonelli non lo so, però Revellier comunque è un giocatore che ha fatto, ora non conosco tutte le partite della carriera di Revellier, che è uno che ne ha giocate anche 70 in Champions, non è l'ultimo arrivato. Però stiamo parlando di un giocatore che ha fatto, ma non lo so, il 90% delle sue partite sulla destra. Poi correggetemi qualcuno più attento alla storia di Revellier di me se sbaglio. Però insomma io così a memoria credo che più o meno sia così. Quindi a sinistra qualche volta adattato, ma viene come alter ego di Maggio, ora in assenza di Mesto. Per la sinistra si aspetta di avere Zuniga Armero come da progetto di inizio stagione. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Raffaele da Quarto. Ciao, buonasera a te.
È parecchio tempo che non riesco a prendere la linea. Comunque avete detto tante cose, ma poi non so se quanto tempo ho. È poco oramai. È poco. Allora siamo velocissimi. Una cosa e poi subito un'altra piccolina. Dille tutte e due insieme e ti rispondo velocissimo. Di Juve Napoli. Il problema è la personalità della Juve che fa le proteste, perché se capita alla Juve un gol così lo fanno cambiare loro all'arbitro. Hai ragione perfettamente, io ho detto la stessa cosa, io ho fatto lo stesso esempio tu parlando con altri amici, che la Juventus avevano tutti quanti il braccio alzato quando Paloschi segnò un gol regolarissimo e saranno venduti, saranno quello che vogliono loro, ma può anche esserci il condizionamento, il guardialine vede il braccio, alza la bandierina, noi nessuno di noi ha alzato il braccio, hai ragione perfettamente. Ma ti ricordi l'anno scorso, hanno fatto cambiare la decisione al portiere dietro alla porta con il Catania, hanno fatto cambiare la decisione, vero, ecco vero, il vero. Fatto. Poi lasciamo stare la partita. Riguardando Ramsic, lui sta subendo che manca Zuniga, perché sulla fascia sinistra con Zuniga che gli porta sempre due persone, lui si inserisce sempre di là. Bravissimo. E questo sta perdendo questo qua, perché Zuniga si porta due difensori che aprono, perché lo vanno a marcare in due a Zuniga. Ti ringrazio e ti faccio i complimenti. Posso dire un'altra cosa su, riguardando il mercato di Napoli lo vediamo fra due anni al massimo, perché Benitez sceglie tutti i giocatori suoi, perché adesso sono tutti giocatori vecchi della vecchia guardia, non li può cambiare tutti insieme. Giusto. Un po' alla volta, un po' alla volta fa la squadra sua. Grazie, giusto. L'ultima, ottima quella di prima, perché quella di prima è un'osservazione molto intelligente da un punto di vista tecnico-tattico, perché effettivamente la mancanza di Zuniga la stiamo sottovalutando, invece è un giocatore importante per quanta personalità ha nel portare palla e soprattutto perché fa giocare meglio questi compagni, per questa sua capacità di portarsi il secondo uomo in pressing addosso, lui mantiene la calma, scarica e lì poi Lamsic, Insigne, Mertens, chi c'è insomma da quelle parti, ha più benefici da questo tipo, si sviluppa meglio tutto il gioco, ha più spazio, quindi giocatore fondamentale, assenza pesantissima, l'avevo detto subito, Armero può fare bene benino, ma non ha quelle caratteristiche che non rientra verso l'interno del campo, essendo un mancino che gioca a sinistra, questo mi pare fin troppo evidente, mi fa piacere che a notarlo siano sempre i miei telespettatori e non quelli degli altri che fanno qualche volta un po' di caciara, i miei invece vanno proprio su queste analisi tecnico-tattiche e chiaramente sono molto contento di questo. Facciamo una telefonata, poi le mail vediamo di andare subito dopo, perché dopo questa telefonata vi manderemo anche delle immagini di una bella serata che c'è stata settimana scorsa. Pronto, buonasera. Paolo, buonasera, sono Mimmo e saluto la tua compagna. Ciao, grazie, buonasera a te. Volevo brevissimamente dire una cosa. Peccato, io mi praticamente chiedo la prima genitura, nel senso che io parlo di queste cose da 25 anni e il giovedì, quando vengono fatte le designazioni arbitrali, io dico la partita finisce così e puntualmente da 25 anni non sbaglio, non è colpa mia, non ci posso fare niente. La cosa che voglio dire, ma riesce così difficile a capire che la Juventus che tiene per il capestro e vuole 450 milioni di agnelli, finché non vince 6, 7, 8 scudette, che si scosta, che proprio si scoccia poi di vincerle, non cambieranno le cose, perché tutti quelli di Calciopoli, tranne Moggi, stanno tutti là e gli stanno facendo il filo da sempre. Di cosa andiamo a lamentarci? Di queste cose qua. Io, e tu lo sai, io da una vita ti dico, quell'arbitro fa così, quell'arbitro addirittura ha azzeccato le squalifiche molto, ma molto prima che quella partita, domenica squalificheranno a quello. Perché lo dico questo? Perché conosco i miei polli e conosco tutti qua. L'ingenuità della giornalistica mi fa paura, mi fa spavento e mi va dai brividi, perché non c'è pulizia calcistica in questo senso qua. Il calcio italiano è corrotto, il resto sono chiacchiere, ci prendiamoci in giro, va benissimo. Vabbè, ma tu sai che io per aver fatto una domanda ironica, ma fino a un certo punto, sul potere mediatico e sul potere arbitrale della Juventus, il giornalista di Sky, che quando è ritornato in studio dopo questa mia domanda, ha definito provinciale la domanda. Io ho risposto su Facebook, e la cosa è andata poi in giro su tutti i siti internet, ho risposto che preferisco essere provinciale ma libero, piuttosto che come loro che non possono parlare. Poi pare, insomma, ha scritto anche delle scuse, ha detto anche di essere libero questo collega, lasciamo perdere, non prendiamo neanche in considerazione la sua replica, però prendiamo in considerazione la sostanza del fatto che evidentemente la coda di paglia è enorme, perché il semplice fatto di aver detto che c'è questo potere mediatico, questo potere arbitrale, ha sollevato una reazione da parte di chi fa un giornalismo che non è un giornalismo d'opinione ma di conduzione di un TG, giusto per chiudere il cerchio su questo argomento. Vabbè, comunque andiamo oltre, non che lasciamo perdere, andiamo oltre perché chiudiamo questo argomento, ma ci torneremo su questa tipologia di argomento. Però avevo promesso delle immagini che invece vedremo alla ripresa, alla seconda parte, perché ora ci dobbiamo fermare per
pochissima pubblicità e poi torniamo in studio con le immagini di una serata a Villa Bruno, molto velocemente, poi con le mail e con le telefonate. Stefano, non deve passare un messaggio nei messaggi, in che senso? Che quando ci stanno tantissimi amici che ci scrivono, ci fanno bellissimi complimenti e noi qualche volta non li leggiamo e poi leggiamo invece tutti quelli lì che ci muovono qualche critica, le uniche due stasera critiche le abbiamo lette. Ora non è che per essere letti ci fate solo critiche, per carità, fateci complimenti che è sempre meglio, non facciamo passare questo messaggio sbagliato, scherzo ovviamente, scrivete quello che vi passa per la testa. Vediamo un attimo le immagini di Villa Bruno, dove devo ringraziare un po' di amici, innanzitutto il carissimo amico Sergio Punzo, uno degli organizzatori, l'ideatore e uno degli organizzatori della serata, una serata che è stata fatta con me che rispondevo a domande di calcio da parte delle persone intervenute, tra un attimo vedremo anche... Ah, vabbè, abbiamo l'audio, allora vediamolo, allora mi fermo, non dico niente. Credi che il Napoli possa attingere al mercato degli svincolati? È una voce che non ti convince. Non si può andare più a uno che non sta giocando da 4 mesi, non è allenato, arriva, si deve preparare. Ecco, poi a gennaio stai, tieni quello migliore. Ho qualche idea per cui la Roma calerà. Che cosa pensi che sia più importante? Dal punto di vista tecnico-tattico mi sembra una squadra che gioca un calcio che può essere valido, però è un calcio che secondo me, spero, questa è la mia speranza ora non da tifoso del Napoli, ma proprio da appassionato di calcio, che nel 2013-2014 non ti faccia vincere uno scudetto. Come mai tutte le parti del Napoli hanno valide alternative ai titolari, tranne, a mio avviso perlomeno, quello che interessa Hiller e Benaglio? La mia grande critica al Napoli è quella di essere troppo ottimisti. Loro devono incominciare a capire che l'ottimismo si paga nella vita. Infatti quest'anno sta succedendo un po' questo, che per il momento è motivo però di preoccupazione, per fortuna, e non è che ci sta facendo perdere dei punti, però il motivo di preoccupazione è il fatto che siamo rimasti con due soli esterni, per esempio. Visto che Benitez è molto avvezzo al turnover, come mai fino adesso il portiere brasiliano Rafael non ha mai giocato? Questa è la mia domanda. Quando è un portiere col carisma di Reina è il primo leader e quindi lui non ci rinuncia, anche perché poi il portiere nella logica del turnover non deve essere coinvolto, perché insomma non percorre chilometri, non perde energie. Un'opinione sul mancato acquisto in estate di Astoria e di conseguenza penso la volontà di puntare sul mercato di gennaio. Per il fatto del piede mancino, ne serve uno su quattro mancino, già ce l'ho brito. Allora noi che elementi abbiamo per dire che non è vera questa cosa che ci hanno detto? Nessuno, e quindi dobbiamo pensare che è vera. Tutti bravi, io ero bravo a rispondere, ottime erano le domande, ottimo il montaggio di Antonio, le immagini girate da Guido, tutti amici, Sergio che ho ringraziato già, Italia che era seduta vicino a me, l'editore del giornale 100% Napoli.it che ha presentato la serata, tutti i ragazzi della redazione di 100% Napoli, la collega di Canale 8 Nunzia Marciano che avete visto nelle immagini, una bella serata a Villa Bruno, grazie a tutti, telefonata. Pronto, buonasera. Pronto? Presidente, buonasera, mi chiamo Franco, mi chiamo da Capodimonte. Ciao, buonasera a te. Ciao, buonasera Paolo, buonasera anche alla tua la collega. La mia collega, sì, è una collega, è una giornalista. Allora, per carità, tanto di rispetto. Chiedo scusa, no, volevo dire una cosa, io l'altra volta già ti chiamai per dirti che questi qui non hanno colore, perciò sono in bianco e nero, non conoscono la vergogna. Il discorso invece ne è un altro. Voglio sapere, com'è possibile che davanti a certe partite, viste proprio così, palpabile, guardandole, la Procura della Repubblica sta indifferente. Poi un'altra cosa importante, possibile che la famiglia Agnelli, non dico che siano come Totorrini, ma ci stanno quasi, perché questi qua veramente sono dei malavitosi, è uno. Poi i giocatori prendono l'immagine somigliante del loro presidente. Ascoltami, me lo devi far dire, perché non si può andare a Torino e ci umiliano in quel modo, ci fanno una schifezza. E addirittura quello che mi fa più male sono quei bei napoletani, paesani miei, che stanno qua, che se vanno a Torino non li fanno nemmeno accostare perché li schifano, tifano per la Juve. Allora questo è quello che mi fa più male, hai capito? Solo capito, ti ringrazio, ti saluto. Un altro particolare che... ti rispondo, ti ringrazio e ti saluto. Allora, tranne quella lì malavitosi, che lì mi devo per forza dissociare, ovviamente, sul fatto che l'immagine...
della società, e questo invece lo dico senza nessun problema, che è un'immagine dal presidente ai dirigenti all'allenatore, un'immagine di arroganza, questo lo dico senza nessun problema, è una mia valutazione, non è un'offesa, posso sbagliarmi, ma a me così arriva come arrogante. Questo comportamento arrogante, poi i calciatori si sentono autorizzati ad averlo sul campo, come dicevo prima, probabilmente con altre maglie addosso non si comporterebbero alla stessa maniera. Detto questo, sanno anche giocare a calcio, però abbinano molto bene le due cose e diventano quasi insuperabili, quasi. Però io spero che il Napoli, attraverso il suo percorso poi, che è diverso, è una strada tracciata diversa, possa presto colmare questo gap che al momento, dobbiamo dire, esiste ancora a vantaggio loro. Per quanto riguarda i napoletani che partono, ho raccontato lunedì, lo ripeto per chi non mi avesse sentito, della mia esperienza, che poi è la 150esima esperienza del genere, però ho raccontato della mia esperienza proprio di domenica scorsa. Ero in viaggio, treno alta velocità, non facciamo pubblicità, non diciamo quale dei due, siamo andati a Torino e su quel treno c'erano tanti tifosi del Napoli, c'erano molti napoletani che andavano lì a vedere la partita con un accento inequivocabilmente napoletano-campano, che però avevano la sciarpetta nascosta della Juventus. E io già l'ho detto, senza che si offende nessuno, perché ho scoperto che i tifosi della Juventus che seguono questa trasmissione sono tanti, quindi non vorrei offendere nessuno, ho detto che a me come immagine non mi pare un'immagine molto bella, insomma, vedere uno che ha un accento, che sa che viene vessato con cori offensivi dai tifosi di quella squadra del posto, poi tifi per quella squadra. Però sono scelte che poi alla fine possiamo non condividere, ma dobbiamo rispettare, perché poi non ammazzano nessuno, diciamolo questo, perché poi non bisogna mai esasperare. Fanno una scelta che a me non piace, il campano che tifa Juventus, però non è che vanno a ammazzare i bambini, quindi non criminalizziamoli nemmeno, giudichiamola una scelta che a noi non piace e basta. Cerchiamo di mantenerla in questo ambito, no Stefano? Sì. Non drammatizziamo mai, no, tanto. Assolutamente. Poi, stiamo parlando poi comunque di calcio, anche se poi c'è un risvolto sociale abbastanza forte questo tipo di argomento, il tifo per una squadra che non rappresenta la tua terra. Però non è che possiamo fare qui questo tipo di disquisizioni, l'abbiamo fatte tante soprattutto volte. Soprattutto per le offese alla propria terra. Sì, questa ripeto, è una cosa che colpisce e io non riesco a percepire, essendo io, da quando sono nato, tifoso del Napoli, il tipo di sensazione che arriva al napoletano, campano, che sente dire delle cose dai tifosi della squadra per la quale lui poi tifa, cioè la Juventus. Non so che cosa avvertono, forse andrebbe chiesto a loro, dovremmo ascoltare le risposte, potrebbero anche esserci delle risposte intelligenti e interessanti, delle chiavi di lettura alle quali noi non ci siamo arrivati e loro ce le possono spiegare. Per carità, siamo qui, telefono aperto, se qualche tifoso della Juventus ci vuole spiegare il tipo di campano, il tipo di sensazione che avverte quando viene detto il peggio, colerosi, napoletani, fate schifo, vi dovete lavare, lui che cosa pensa, se lui pensa che invece sta a posto perché lui il sapone lo usa, non lo so, ce lo possono spiegare come voglio. Vai, va bene, leggiamo qualche mail. Andrea Carpentieri: ciao Paolo, credo che al Napoli manchi un centrocampista con caratteristiche diverse da Hiller e Berami. Uno che abbia maggiore tecnica e faccia girare la palla più velocemente quando c'è bisogno di alzare i ritmi. Sul tuo consiglio di abbassare Hamsik per dare più qualità all'azione ero d'accordo. Hiller è troppo lento con la palla tra i piedi e spesso la perde. Che dici? Tecnica a centrocampo. Più tecnica, più qualità a centrocampo. D'accordissimo, non d'accordo. Vediamo chi c'è in linea con noi. Pronto, buonasera. Ciao Paolo, Andrea da Somero. Ciao, sì, buonasera. Ti devo fare un appunto grandissimo. Vediamo. Mi devi credere. Cioè, io praticamente mi stai facendo uscire la fettura di cipolle dagli occhi. Questo discorso dello juventino napoletano mi stai facendo proprio venire, come diciamo a Napoli, il vomito, perché io, cioè, proprio non li subisco proprio, mi sta prendendo male questa cosa. Lo so, ma vabbè, però ho capito quello che vuoi, però ripeto, io ho detto non bisogna criminalizzare, non ho detto io criminalizzo proprio, però non possiamo. Vogliamo ammazzare? Che vogliamo fare? Sì, no, non esageriamo. Dobbiamo fare un calcio, per fare una nave, li dobbiamo mettere sopra, no. li dobbiamo fare spadere a tutti quanti. Non esageriamo. Già soffrono perché... Io la penso così, la posso pensare così. Pensala così, però io capisco che stai scherzando. Ma noi sono seri, quale scherzando? Fai la domanda. Io carbone come giornalisti, sono seri, tutti fuori, via. Ma li vogliamo qua, vi sta salutando, però senza radici. Sono la polizia, comunque devo fare un altro discorso. Sì. Però veramente mi ha stirato la fettina di cipolla. Ma lasciamo stare. Che devo fare? Mi hanno scritto, devo rispondere. Perché i napoletani no. Allora, comunque sono discorso invece una cosa, un'osservazione veloce sulla partita e sul futuro del campionato. Allora, fermo restando che
il primo tempo l'arbitro permettendo di finire 1-0, io poi me lo voglio giocare il secondo tempo con di un attaccato. Vabbè, lasciamo stare, poi magari finiva 2-1 perché hanno fatto tutte prodizze, quindi poteva finire 2-1. Ai punti la partita l'ha vinta comunque la Juventus, sì. Quindi dice, siamo il cavo di Ryan. Ai punti la partita l'ha vinta la Juventus. Così come ai punti, secondo me noi abbiamo vinto la partita di Roma. Questo perché lo vengo a dire? Perché in definitiva noi abbiamo giocato fuori casa con le prime tre in classifica, tolto il Napoli naturalmente, no, quindi Juventus, Roma e Fiorentina, perfetto. Per me ce la siamo giocata alla pari, a Firenze abbiamo vinto e non l'avremmo meritato di vincere, a Torino abbiamo perso e potevamo non perdere, a Roma secondo me addirittura meritavamo di vincere. Questo è cosa mi porta a dire? Mi porta a dire che secondo me molte persone, che proprio uno sport che ce l'hanno e tu queste cose infatti lo rimarchi spesso, molti tifosi del Napoli, come si suol dire, se chiagnano un gol, cioè nel senso che no, non riescono ad andare al di là del semplice risultato. E non è proprio il momento, hai ragione, ti devo salutare, ho capito perfettamente quello che vuoi dire. Quindi io sono ottimista per la... Ho capito perfettamente, e hai ragione perché, ti saluto e ti ringrazio, non si può non essere ottimisti con una squadra, la nostra, che ha vinto fra campionato e Champions 12 partite su 16 e come tu ricordavi, una per esempio che ha perso, quella di Roma, l'ha persa in maniera un po' incredibile per una serie di episodi. Un'altra stavamo dormendo e non l'abbiamo vinta col Sassuolo, poi 12 le abbiamo vinte e due le abbiamo perse, una meritatissimamente con l'Arsenal e una meritatamente persa con la Juventus. Sintesi delle prime, dei primi mesi di lavoro di Benitez a Napoli, risposta meglio di così quasi non si poteva. Sì, oddio, tutto si può migliorare, però meglio di così davvero con tanti giocatori nuovi, allenatore nuovo, non si poteva. Vediamo chi c'è lì e poi andiamo con l'altra a mail. Stefania, pronto, buonasera. Pronto? Ci sei? Oppure c'è la mail? C'è la mail? Pronto? Ah, eccoti qua, ciao. Pronto, Paolo? Sì, eccoci qua. Noi siamo qui. Ciao Paolo, ti volevo dire una cosa. Sì. Che ascolto per la televisione, per telefono. Sì. Possiamo uno striscione, il nuovo striscione della Juve, fuori gioco, il primo 50 centimetri è gratis. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ma io penso che non so se ora faranno questo, ne faranno altri, però quanto a striscioni ironici e simpatici siamo nettamente i campioni d'Italia da 40 anni a questa parte, quindi vinceremo anche quest'anno con ironia e simpatia, con sfottò anche su Facebook, i nostri toni sono sempre più sullo scherzoso, sull'ironico, anche la telefonata di prima che era così apparentemente dura, però era detta attraverso, mi hai fatto andare la frittata di cipolle di traverso, quindi era detta anche quella in maniera simpatica, non c'è mai quella rabbia. Noi abbiamo prima deciso di non leggere una mail di un amico che ci scriveva indignato per un articolo pubblicato da una giornalista della quale non ricordo, Licata, ecco, tutto il pomeriggio non ho ricordato il nome, adesso l'ho ricordato. Radio Juve West. Effetto diretta questo si chiama, perché io in diretta miglioro anche la memoria. Sei testimone che tutto il pomeriggio non ho ricordato il cognome, invece si chiama Anna Maria Licata, ora improvvisamente in diretta mi è venuta l'illuminazione, che poi è un'illuminazione molto triste, perché questa è una persona di una tristezza e di una volgarità clamorosa, ha scritto altre invettive contro noi napoletani. Io devo dire, veramente, che possiamo fare se non provare pena per una persona che crede di fare giornalismo scrivendo in quel modo? Noi ci dispiace per questa donna, questa ragazza, non so nemmeno quanti anni abbia, che ha deciso, ha fatto questa scelta di vita non di grande livello. Poverina, che posso dire? Poverina davvero. Non le rispondiamo tanto, ora perché un amico mi aveva scritto, possiamo dire poverina. Leggiamo qualche mail. Danny da Orta di Atella. Paolo, non credi che per l'ennesima volta il presidente abbia sbagliato a mettere in pubblico la cifra da spendere per il mercato di gennaio con il rischio di far salire i prezzi? Che poi sarebbe stata detta come cifra 50 milioni, ha detto De Laurentiis. Cioè, se ci sono 50 milioni pronti per il mercato di gennaio vuol dire che da gennaio alla fine del castagione Napoli avremo un Napoli molto più forte, perché con 50 milioni questa squadra si perfeziona e si completa in maniera stupenda. Io credo che se va con questa cifra sul mercato, è vero quello che dice l'amico, che potrebbe essere una chiamata all'alzata prezzo dell'interlocutore. Sì. Però è anche vero che quando hai poi sul tavolo una cifra così forte, ti chiamano loro, chiamano loro te. Sicuramente. Quindi è strategica e non lo so se può darsi che se l'ha fatto, l'ha fatto per dire venite da noi, fateci le proposte che noi ci siamo. Sempre sul presidente Clemente Massaro. De Laurentiis ha dichiarato che spenderà 50 milioni a gennaio, ma secondo te Benitez ha anche un modulo di riserva?
Spero che questa ossessione che hanno alcuni arbitri, a volte della Juve, finisca presto. Io credo che se avessimo buttato noi la palla dentro, beh, sempre ricollegandoci alla Juve, per primi sarebbe stata un'altra partita. Vabbè, parliamo del presidente dei 50 milioni. Sì, il presidente dei 50 milioni, Benitez sul modulo, già risposto all'inizio trasmissione, lo cambierà più in là, secondo me, qualche volta, raramente, ma lo farà. Ora non lo fa, l'ha detto e l'ha spiegato perché vuole dare questa impronta alla squadra. Per quanto riguarda gennaio, io dico quello che dico ogni volta si avvicina alla sessione di mercato. Andiamo a vederlo, il mercato del Napoli, e poi lo giudichiamo a fine mercato. Io più di una volta a fine mercato mi sono dichiarato o contento, o parzialmente contento, o insoddisfatto perché non era stato completato. Quindi chi mi segue con attenzione sa perfettamente che dico prima quello che mi aspetto, in modo che poi quando finisce è quasi che voi sapete già la mia analisi del mercato. Molto semplicemente, non ci sono problemi. Lo farò anche appena saremo, diciamo, a fine dicembre. Ora vediamoci queste 7 partite che sono importanti fra campionato e Champions, e poi diremo tutti insieme cosa ci aspettiamo da gennaio, dal mercato. Bene, Francesco Mariniello, infatti, restando in tema, chiede: secondo voi a gennaio può arrivare veramente qualcuno da poterci fare il salto di qualità? Io non ci credo molto. Salto di qualità lui solo individualmente, cioè il fenomeno, anch'io non ci credo molto, ma giocatori utili per far sì che nella rotazione il Napoli sia più garantito, secondo me sì, ce ne sono, di giocatori più o meno a livello di quelli ottimi che già abbiamo, e quindi se da 15, 16 affidabili diventiamo 18, 19, se si va avanti in Europa andremo avanti, attenzione, no, se si va avanti, perché noi in Europa ci saremo a febbraio, inizio della seconda fase delle Coppe Europee. Tutti speriamo negli ottavi di Champions, nella malaugurata ipotesi non dovesse andare bene, saremo nei sedicesimi di Europa League, perché noi il rischio ultimo posto di eliminazione l'abbiamo aritmeticamente scongiurato battendo il Marsiglia. Quindi da questo punto di vista il Napoli continuerà in Europa e quindi avrà anche, speriamo, un bel cammino in Coppa Italia, quindi si dovrà giocare tanto, quindi 2-3 giocatori che aumentano la qualità complessiva della rosa servono. Stefania, per un attimo ci fermiamo con le mail, andiamo a ringraziare gli amici di Regina Margherita e poi andiamo con una telefonata e poi vediamo se abbiamo qualche mail per andare a chiudere. Partner della nostra trasmissione, il gruppo Margherita, i fratelli Antonio e Luigi Dari hanno rilevato l'intera gestione del gruppo, sono medici che esercitano la professione ed hanno una grandissima passione per la ristorazione e per la buona e sana cucina. Tutto il gruppo Margherita ha un'altra grande passione che è quella per il Napoli, i calciatori sono degli abitué di questo splendido locale, state vedendo le immagini delle sale interne, poi c'è una sala esterna stupenda che si affaccia ovviamente in una location stupenda in via Partenope. Per quanto riguarda il menu, la regina indiscussa è la pizza, ma anche il resto della cucina segue la tradizione della cucina partenopea in chiave moderna. L'aspetto più importante, lo ripetiamo sempre, è quello legato alla minuziosa ricerca e selezione dei prodotti, che sono controllati personalmente dai due fratelli Luigi e Antonio Dari, che sono dei medici, quindi portano molta cura per questo aspetto. Grazie Regina Margherita, partner di A Tutto Campo, stagione 2013-2014, telefonata in diretta con noi. Pronto, Paolo, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, sono buonasera. Alfonso da Cava dei Tirreni. Buonasera. Senti, io hai risposto per una domanda già prima. Praticamente a me preoccupa solamente una cosa, non so se sei d'accordo, dopo ascolto la tua disamina. Un po' l'integralismo di Benitez, perché io credo che, fermo restando che lui vuole dare un'identità ben precisa alla squadra, e questo lo si è capito, però bisogna avere anche l'elasticità mentale durante la partita di avere la forza di cambiare, il coraggio di cambiare determinate situazioni in campo, con l'inserimento semmai con la partita con la Juve di un centrocampista in più per provare di contrastare il centrocampo, perché la Juve, per quanto possa avere un gap che è maggiore rispetto al nostro, effettivamente è ancora superiore, però io credo che il Napoli, al di là del discorso di personalità, abbia difettato anche a livello proprio tattico. Quindi volevo da te una situazione in genere. Ti ringrazio, io ti saluto, ciao, ti ringrazio, siamo molto sulla stessa lunghezza d'onda, io e i miei telespettatori, perché evidentemente mi seguite da anni, quindi questa domanda che passa per la testa di molti tifosi in questo momento è passata anche per la mia, e io poi ovviamente, essendo il tramite anche un po' dei tifosi in questo, l'ho fatta a Benitez questa domanda, e Benitez mi ha risposto che io sapevo che non è che lui non se n'era accorto e noi ce ne eravamo accorti, ragazzi, perché lui è più bravo di noi, quindi lui se ne è accorto prima di noi, lui l'avrebbe capito prima di noi, però lui una volta mi disse, proprio parlando di Arsenal-Napoli, la perdevamo probabilmente lo stesso, però se la perdiamo e do il segnale di, tra virgolette, paura, l'abbiamo persa e abbiamo buttato il lavoro di mesi a mare.
Invece se la perdiamo solo, però non do il segnale di paura, do un segnale di fiducia alla squadra, poi vado ad apportare i giusti correttivi, almeno abbiamo perso una partita per il nostro progetto avanti. Questo è il discorso che sta facendo in questo momento Benitez. Dobbiamo seguirlo perché è lui quello che ha vinto trofei in tutto il mondo e dobbiamo seguirlo. E dobbiamo avere fiducia in lui e dobbiamo avere la consapevolezza che le cose che notiamo noi, anche i più bravi e più attenti a notare le cose tattiche, lui le ha notate prima di noi e se non interviene è perché c'è una motivazione di fondo molto importante. Ultima telefonata. Pronto, buonasera. Pronto. Ciao, buonasera. Pronto. Sì, buonasera, ti ascolto perfettamente. Senta, io chiamo da Caserta, sono riuscito finalmente a parlare, a chiamarvi, sì. Perché generalmente vedo altre trasmissioni che non mi piacciono proprio, sono solo teatrini. Vai alla domanda perché mancano due minuti, grazie. Volevo dire, la partita di Roma, noi la partita di Roma, noi l'abbiamo persa per i due errori di Cavani, di Cannavaro. Se no avremmo fatto 0-0 tranquillamente. O anche 1-0 se Pandevo e Insigne segnano. Esatto, quindi a un certo momento fanno una critica negli altri, delle altre trasmissioni che sono inutili, insomma, questo è il discorso, questo volevo dire. Grazie. Grazie. Ciao, sei tornato dietro a quella persa che non dovevamo perdere, hai ragione, perché forse quella è la partita dove più ci dobbiamo mangiare le mani e sono dei punti in meno che oggi ci porterebbero forse noi al posto della Roma più vicina alla Juve, però è andata così. Abbiamo l'ultima mail perché sì, siamo a meno di due minuti dalla fine. Quindi... Salvatore Ciompi, velocemente. Sì. Per quale motivo quando Mazzarri chiedeva dei rinforzi non è stato mai accontentato, invece a Benitez al 50% sì? Non era il caso di riconfermare Mazzarri, magari tenendo Cavani, e accontentarlo sul mercato senza stravolgere la squadra secondo e gli schemi? No. Secondo me non era possibile più andare avanti, si vedeva che il rapporto era logoro, non credo che non sia stato mai accontentato, c'erano delle idee diverse, qui c'è più unità di intenti. Mazzarri, lo ripeto, è un ottimo allenatore, però secondo me era giusto chiudere con quel percorso. Poi pare che De Laurentiis abbia provato fino alla fine, ma è un argomento che abbiamo toccato nel momento in cui era un argomento caldo. Dobbiamo ringraziare forse qualcun altro che ha scritto, se possiamo. Sì, hanno scritto in tanti, ma non abbiamo potuto leggere tutti. Va bene. Allora li ringraziamo tutti, io ringrazio Stefania Fina. Grazie a te. E saluto tutti gli amici che ci hanno seguito per questa interessante puntata di A Tutto Campo. Saremo in onda sempre, ovviamente anche con la sosta del campionato, non ci facciamo condizionare da questo, perché del Napoli si parla 365 giorni all'anno, che si giochi, che ci sia una settimana con tre partite, che ci sia una settimana dove ci siano solamente come queste allenamenti. L'appuntamento è quindi per venerdì, grazie a tutti quelli che ci seguono, sono tantissimi anche su internet, sui nostri account Facebook, sulla pagina ufficiale di A Tutto Campo, dove pubblichiamo il link della nostra trasmissione, quindi la potete vedere su YouTube, sul sito di Canale 8, dove potete leggere anche i miei interventi e dove potete trovare anche poi sempre su internet, su 100% Napoli, tutto quello che riguarda il Napoli quotidianamente, con tanti aggiornamenti, anche una sintesi di quello che abbiamo detto in questa trasmissione di questa sera. È tutto, ci ritroviamo venerdì, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buon proseguimento con le nostre trasmissioni.